Dio non si fida, fratelli, di chi fa decisioni che si basano solo su momentanee emozioni. Non si fida il Signore di quelli che al culto alzano le mani, lodano Dio e promettono mari e monti al Signore, ma poi nella realtà sono così cangianti, così altalenanti, così inconsistenti, così poco seri col Signore. Io non mi fido, dice il Signore, di te. Puoi ingannare qualcuno che ti sta a fianco. Oh, quanta spiritualità! Oh, quanto zelo per il Signore! Oh, quale verve! Oh, quale entusiasmo! Ma Dio dice: io non mi fido. Ci sono delle persone che ricevono la parola con gioia, ma poi questa parola ricevuta con gioia non la mettono in pratica. Gesù racconterà la parabola del seminatore, e tra i vari terreni c'è il terreno roccioso. E questo è quel cuore che riceve il seme, riceve la parola, la riceve subito con gioia, però non ha radice in sé, di corta durata. Da via Primo Maggio alla via della tua abitazione, o forse sui gradini della chiesa, o forse dalla domenica sera al lunedì mattina. Ma il lunedì mattina, quando cominci le tue attività secolari, questa parola ha già preso il volo. Non mi fido, dice il Signore, di corta durata, perché quando giunge la tribolazione o la persecuzione a motivo della parola, quest'uomo, questa donna subito si svia dal Signore. Credo che il Signore, fratelli, non si fidi di coloro che vogliono servire Lui, ma senza un impegno serio nel servizio per Lui. Di quelli che sono pronti a dire: anch'io vengo anch'io, meglio che tu non vieni, perché tanto lascerai dopo qualche chilometro. Io sono pronto, è meglio che ti fai da parte, non mi fido di te. È triste questa espressione, è veramente qualcosa che non vorrei mai sentirmi dire dal Signore. Io di te non mi fido. Io ti seguirò, disse un uomo a Gesù, dovunque tu andrai. Magari fosse vero. Tu non sai che le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Guarda che servire il Signore non è una passeggiata, sebbene è la cosa più bella e più grande che vi sia, ma servire il Signore è un impegno serio, fare il credente qualcosa di serio.